tutti. Ciao a tutti. Parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marossa. E ricordate sempre internet in maniera tale che appunto trovate informazioni, notizie, trovate l'archivio delle trasmissioni. L'archivio completo di tutte le trasmissioni che sono state fatte a Radio Gamma 5, perché anche questo monumento è stato fatto e dobbiamo sempre ringraziare quelle persone. Ricordiamo che tra poco è novembre, perciò 1997-2005. Praticamente finiamo il nono anno, fra poco finiremo il nono anno di trasmissioni, entreremo nel decimo anno di trasmissioni. Più di così. 10 anni di passione. 10 anni di passione, effettivamente. Per usare uno slogan alla moda. Censurato, no? Va bene, niente, prima di cominciare la trasmissione, di lasciare la parola a Francesco, devo dire alcune cose. Io devo lanciare un appello ai ragazzi forti e i forti virgulti fra i pagani, perché niente, l'annuncio è questo. È arrivata la statua, la prima statua con dopo cui lunga attesa. Dopo lunga attesa, sì. Probabilmente a Roma hanno lavorato, come dice, con tempi romani. È arrivata la prima statua con cui andiamo ad abbellire quello che è l'altare sacro, dove accendiamo il fuoco e facciamo i riti. Vi ricordo che non rispondo al telefono. E niente, l'amico Marco che si era offerto così generosamente, lo pregherei di mettersi in contatto con me sul mio telefonino a fine trasmissione, se gli è possibile naturalmente, e naturalmente anche le altre persone che sono disponibili per il trasporto, che sarà fatto di sera praticamente, chiaramente dopo lavoro, e verrà installata, verrà fatta appunto una processione, casomai le persone che vogliono assistere alla processione lungo il percorso che porterà la statua se si comunicano i posti di ritrovo, noi vedremo di fare delle fermate e far osservare la statua affinché appunto sia una processione sacra. Sì, faremo come la via sacra di Atene, dove ad ogni stazione era dedicata a una divinità oppure a una scuola oppure a un luogo sacro. Va bene. E niente, ricordatevi, mettetevi in contatto perché i tempi sono strettissimi, cioè io uso tempi più lunghi, Francesco invece non usa i tempi lunghi, anche perché lui sa che tanto ci sono sempre degli dei che provvederanno, per cui mettetevi in contatto, siamo praticamente pronti per portarci la statua e installarla, diciamo così, sul bosco, sul posto. E io so che la Flamine del Bosco Sacro ha già preparato il posto, ha già sistemato tutto quello che deve essere sistemato, per cui praticamente si tratta di fare il trasporto e di installare la statua. Sarà la prima statua, naturalmente le finanze sono quelle che sono, e poi comunque è la prima statua che viene installata sull'altare pagano del Bosco Sacro di Jesolo. Credo conto che l'abbiamo ordinata a maggio, insomma ci è impiegata un po' di tempo, ha probabilmente fatto una processione da Roma ad arrivare qui. Sì, avevamo fatto tutte le stazioni. Vabbè, insomma, dai, pensavamo tempi più seri, invece vabbè. Ma l'importante è la statua arrivata. Sì, ma che volevamo proprio quella, cioè a un certo punto era quella che era diventata, perché se no ne prendevamo altre da qualche altra parte, insomma, vabbè. Dai, abbiamo pazientato. Comunque, cioè, a brevissimo la statua verrà appunto installata e chi vuole partecipare effettivamente, concretamente, all'attività di trasporto, di processione e di installazione di consacrazione è ben accolto. Praticamente è necessario un furgone per portare, insomma, tutto là. Bene, io allora adesso lascio spazio a Francesco, che vi parlerà un po' di alcune cose prima di che incominciamo la trasmissione, che sarà quasi tutta incentrata sulla notizia stampa, insomma, di questi periodi. Vai, Francesco. Allora, una cosa, appunto, sapete che lo abbiamo ricordato anche in altre trasmissioni, però è un'iniziativa che ha iniziato con la radio. In un certo senso è un'attinenza anche con noi, perché noi siamo stati ospiti della festa dei Veneti il 4 settembre a Cittadella, una grande festa che è riuscita. Gli amici di Raise Veneto organizzano per sabato 15 di ottobre, cioè dopodomani, una manifestazione a Venezia
con partenza davanti alla stazione ferroviaria alle 10.30 per chiedere il riconoscimento della lingua veneta. Noi abbiamo saputo che la cultura è una cosa fondamentale, la cultura significa ricordarsi delle proprie origini, delle proprie storie, del proprio passato, che deve essere un lancio per il futuro e per il presente, e tutte le persone in qualsiasi parte del mondo che hanno un amore, un attaccamento, una sensibilità, un ricordo nelle loro radici, hanno il nostro incoraggiamento e noi siamo con loro. Logicamente noi viviamo nel Veneto e gli amici di Raise Veneto hanno organizzato due eventi importantissimi, come la festa dei Veneti a Cittadella in settembre. Noi abbiamo partecipato a tutte e due le manifestazioni, perché manifestazioni culturali, e tenendo conto appunto che anche nell'ultima festa di Cittadella è stato realizzato, Claudio è stato da fare per una bella mostra sui Veneti antichi nell'attualità, noi ci siamo stati presenti con una raccolta firme per la Dea Itia. E di conseguenza tutte quelle persone che sono attente, precise e che sono soprattutto testimoni della loro cultura, della loro storia, devono avere il nostro incoraggiamento. Allora io invito gli ascoltatori appunto a partecipare a questa manifestazione. L'appuntamento appunto è ora sabato 15 di ottobre alle 10.30 davanti alla stazione ferroviaria di Venezia, e si partirà appunto per arrivare al Palazzo della Regione. È una manifestazione tranquilla, pacifica, non è una manifestazione particolare, tutti vi possono partecipare. Io invito, visto che nessuno come sempre delle manifestazioni di cultura ne parla, e visto che si parla sempre di più che la cultura venga emarginata in qualsiasi campo e in qualsiasi luogo, per chi fa cultura, per chi mantiene questa cultura, per chi è questa cultura, è giusto appunto muoversi, impegnarsi, darsi da fare. Lo ripeto, la manifestazione di Raise Venete, trovate le informazioni sul sito di Raise Venete, che è www.raisevenete.net. Io vi invito a partecipare. Per chi è stato a Cittadella si renderà conto appunto della bravura, e va fatto anche un ringraziamento degli amici di Raise Venete, e di conseguenza sabato 15 ottobre 10.30 stazione ferroviaria di Venezia, partenza appunto per la manifestazione. Questo appunto è un invito che reputavo doveroso fare, proprio perché queste iniziative purtroppo sono poche e le persone che le fanno sono persone che veramente lo fanno di cuore, lo fanno con disinteresse, lo fanno con attaccamento e sensibilità, e vanno sempre incoraggiate. Bene, questa era una cosa che appunto volevo accennare, che è un po' fuori diciamo del topos della nostra trasmissione, però noi sappiamo che dobbiamo sempre essere molto vicini alle realtà che proprio sono indirizzate nel comprendere un qualcosa, anche perché molte volte l'hanno detto gli amici di Raise Venete, loro non fanno solo archeologia. Quello che il passato è stato deve servire per il presente, per costruire il futuro. Per chi vede il proprio passato come una cosa di vivo, di partecipe, di dinamico, di energico, che vive e che non è soltanto archeologia, che non è soltanto cosa da museo, ma che è cosa di vita, ha sempre la nostra approvazione. Anche se l'attività è solo culturale, il fatto di chiedere alle persone di farsi una cultura, di comprendere le proprie origini, è sempre qualcosa di importante, e noi li vogliamo incoraggiare con questo invito a partecipare alla manifestazione. Bene, questo era l'invito che appunto andava fatto ed era doveroso fare. Bene, è fatto l'invito? Sì, fatto. Perfetto. Ok, io vorrei aprire un attimino questa trasmissione con due brevi notizie